ragazzi, io sono Gisus e oggi si riprende con me questa Star Force 3 Black Ace. Lo so, ho dei capelli che sono veramente una cosa schifosa. Penso di andare a farmeli tagliare il primo giorno libero che ho. Comunque sto ancora riguarendo da il mio periodo di malattia. Quindi se non ho una voce divina è per quel motivo lì. Ok, dobbiamo andare a cercare questi cosi. Registro trasmissione HD quadri R, spiaggia, nucleo programma. Ok, qua c'è qualcosa. Dark Phantom R, covo segreto, nucleo programma. A mio parere. Vediamo se c'è qualcun altro. Accesso sigillato, HD quadri R, Dark Phantom R. Ok, abbiamo entrambi i nuclei programmativi. Quindi dovremmo poter fare un salto. Non mi ricordo. Oh, questo qua è bloccato. Autenticazione che lo guarda, blocco disattivato. Adesso poi c'è il nuovo programma. Perfetto, statua drago, ragazzi. Il nuovo programma della statua drago. C'è un Erz. E c'è Ice di quadri R. Salviamo perché non voglio essere eliminato dalla storia. Il fatto che tu sia qui dimostra che hai preso l'onda rumore. Devi aver eliminato quel tipo magnetico e quel suo socio. Peggio per loro. Strano, quel tipo magnetico sembra. Sembra che non li conosca, quasi. Strano. Ehi, tu! Penso sia tempo che tu esca allo scoperto. Ad ogni modo, chi diamine siete voi, R? Ok, te lo dirò. R sta per ricostruito. Ok, fermi. Quindi R sta per ricostruito. In inglese, però, penso che stia per... revive. Non per rebuild. Penso che sia per R per revive in inglese, quindi... in realtà è risorto in pratica. Teniamoci il ricostruito. Perciò, come puoi dedurre, non sono altro che la versione ricostruita di un SRM conosciuto su questo pianeta con il nome di Ice di Quadri. Quindi in realtà non è Ice, sono delle copie molto più forti, naturalmente, i cui dati sono stati registrati su un server da qualche parte. Il nostro signore Sirius ha ottenuto quei dati e li ha ricostruiti per creare dei corpi M meravigliosi come me. Questo è tutto. Riuscirete a competere con tutto questo? Oh! Mega, non abbassare la guardia. Arriva. Proprio così. Ecco che arrivo. Va bene, stai calma però, eh. Va bene che sei dopato e tutto il resto, però. Non darti troppe aria. Non me ne dovrei dare troppo neanche io, perché gli R sono veramente forti. Ho fatto un contratto un po'. Ok, l'ho beccata comunque, ero deluso se non l'avessi beccata. Fermi tutti, volevo solo fare notare che si dice non ero deluso, ma sarei stato deluso, perché il mio era proprio da prendermi a papine, perché l'italiano non lo so proprio parlare. No, teniamoci quelli per recuperarvi, perché è certo. Ah, li ho distrutti un po'. Ok. Mi sta un po' ingavolando, ma ce la possiamo fare, perfetto. E stai calma, eh? Sono al 4%, 400%, e perché non ho fatto l'accesso? Ho Dragon dopato, eh? Ah ragazzi, questa giga purtroppo non è disponibile nella versione europea, ma semplicemente in quella giapponese. Ce l'ho io perché sono riuscito a greccare il gioco e mi spiace tanto, ma con Wolf farebbe faville, perché gli dà un più 10 gli dà, quindi ragazzi, veramente una cosa devastante, ma comunque abbiamo vinto perché io sono troppo forte. E dovremmo essere al covo segreto. Datemi 3 secondi per guardare se ci sono aree chiuse nei dintorni. No, non ne vedo manco una, purtroppo. Autenticazione chiave WhatsApp, blocco disattivato. Adesso puoi accedere al nucleo programma. Ok ragazzi, nell'NP conduttura si può accedere. Un Erz? Sto antivi... No, mi si bugga tutto. Cosa sta facendo me? Smettila. Fermo. No, dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Si è ripreso, vedi. Spero che non mi abbia buggato qualcosa nella registrazione, perché sennò ti uccido il computer. No, antivirus, è lui il problema. Ok ragazzi, siamo davanti a Dark Phantom R. Dark Phantom R, lascia subito la Terra. Cosa? Nessuna osservazione pungente? Nessuna risata strana?
Tali azioni narcisistiche sarebbero solo un ostacolo alle abilità combattive. Non sei d'accordo? Ok, è completamente diverso dal Dark Phantom che conosco. Devo presumere che il Dark Phantom che conoscevate non fosse in possesso delle mie straordinarie abilità. Proverete il potere del vero Dark Phantom. Ok, questo mi spaventa un pochino. Questo potrebbe essere difficile. Spererei di no, ma dalla sua presentazione... Eva! Ok, tutto di cappello a Dark Phantom è più forte di quello che penso. Che pensassi? Ma non quanto me. Sarà un po' difficile prenderlo con questa mossa, ma proviamoci comunque. Non questo. Potevo fare la cosa, ma sono stupido, quindi non l'ho fatto, lo farò la prossima. Non mi dimentico di fare Black Ace, io ragazzi! Mi piace troppo la Wolf e io mi dimentico che posso fare Black Ace. Dove vai? Già non lo prende. Purtroppo Wolf ha il difetto che ti prende solo a pochi blocchi di distanza. Oh, poverino! E morirà così. Con Jack Corvus. È morto! Bene! Ok, difficile ma neanche troppo in realtà. Mi sono spaventato per le prime mosse perché sono state veramente forti. Posso andare a sbloccare l'ala che ho trovato, la nuova ala, tra virgolette, la chiamiamo ala, anche se non è un'ala, che abbiamo trovato lì alla... Oh mio Dio, sull'onda astrale, ok. In realtà non so neanche come si chiama sull'onda quella strada. Avete capito, insomma. Andiamo a sbloccare quella porta. Rimozione sigillo. Ok, pensavo che succedesse qualcosa, invece no. Però quasi quasi cercherei Ok, qua ce n'è uno. Wolf Woods Studios WBG Nucleo Programma. Ecco qua, ecco qua. Genius Wing R Speak and Ball. Non ho ancora capito come si chiama. Penso che siano tutti. Fatemi controllare un attimo, così lo sappiamo per il prossimo video. Porca miseria. Ok, volevo vedere se erano solo loro due. Genius Wing R e Wolf Woods R. Ok. Alla salute ragazzi, scotta un botto sto coso, non avete idea. Ok, questo è per fare... E te, tranquilli, e te, non bevo cose strane. È per aiutarmi a farmi passare l'intasamento che ho addosso. Allora, quindi, la smetto, ok. Penso che ci sia qualcosa di diverso nel tè, oltre al tè. Ok, il vero problema, tra virgolette, è che io non so dove andare. È chiuso, l'abbiamo trovato. Forse l'abbiamo trovato. Quello lì è quello che cerchiamo. Ok, autenticazione chiave di Allery. Il blocco è stato disattivato. Adesso puoi accedere al nucleo programma. Ok, nucleo programma dello spara tutto. Penso il gioco. Ok. Qua non c'è. Qua non c'è. Qua neanche. Ma va bene, quante opzioni multiple ci sono, dai. Allora, Capcom, parliamone. Avevi fatto una cosa giusta e riesci a... ma perché? Allora, non è possibile. Non è possibile, tutti gli eroi erano situati in luoghi ben specifici. Perché Genius è qui dentro? Perché? Io non capisco, Capcom. Perché? Non ha senso tutto ciò. Ed è qui. Perché? Perché nel nucleo programma del dentista? Perché? Ma io un giorno dovrò smettermi di fare domande sui giochi della Capcom perché sono, come al solito, impossibili. Genius Winger, che è in realtà Sirius, il tuo signore. Il mio signore padrone Sirius non è altro che il magnifico amministratore del più grande server esistente nell'universo, il server Buco Nero. Ok, interessante. Server Buco Nero. Vorresti dire che quel Buco Nero non è altro che un server? Proprio così. Sirius lo usa per assorbire le onde M che gli piacciono e le usa tutte come dati per il suo potere. Ragazzo, questo non ti ricorda qualcosa? Sì, la Meteora G. Anche la Meteora G è un server.
Questa è bella. La meteora al confronto con il buco nero non è altro che una cartella. Sfortunatamente per te non verrai mai salvato sul server buco nero. Hai proprio ragione, non intendo essere assorbito da nessun buco nero. Non è quello il motivo. Sto per cancellarti, proprio qui, proprio ora. Vedremo chi avrà la meglio. Sta iniziando a diventare bevibile. Comunque, Cenio Swing R. I miei intermezzi con il tè sono bellissimi, vero? E... oh, cavolo! E sei veloce! Non chiedetemi come non mi ha preso la papera. Non sono domande da non farsi. Ricordate, è un gioco della cappa. Vieni qua davanti a me. Ma sei... infame! Vieni qua! Ma non ci credo, non ha pena. Guarda che se mi uccide Cygnus... se mi uccide Cygnus... do di matto! E mi ha preso, e va bene. Rispetto agli altri R, sto facendo una battaglia che ha dello schifoso. Penso che Cygnus chiederà pietà per questa mossa. Perfetto, mi si è teletrasportato davanti e abbiamo vinto. Cygnus Wing R è KO. Nemico eliminato. Ok, devo ammetterlo, rispetto agli altri R, questo era un po' più fortichino, ma forse perché l'ho preso sotto gamba io. Ma io non lascio, io prendo più. È finissimo! Ok, non lo faccio mai più. Autenticazione chiave WhatsApp, blocco disattivato. Adesso puoi accedere al nucleo programma. Ok, NP Set Studios. Ok. Spererei con tutta probabilità che si trovi qui. Ed eccolo qui, ragazzi. Siamo lupo contro lupo. Ti stavo aspettando, Mega Man. Queste zanne, questi artigli, mi stanno dicendo che vogliono farti a pezzi. Non sembra che King o altri si facciano vivi. King o altri? Di che diamine stai blaterando? Non importa, stai per avvicinarti alla fine. Mega, attenzione! Ok. King o altri si facciano vivi? No, non l'ho capita. King è morto. Spero. Quel vecchio lì ha più risorse di quanti... No, non vuoi dirmi che Sirius in realtà è... Cazzo, ho sbagliato. Adesso devo avere culo e lui deve farmi una mossa da vicino. Bravo, Wolf. Bravo il mio lupettino. Il bello di avere Wolf, come avevo già detto, è che si ricarica in un battibaleno le carte. Ed è veramente... non ci credo. Era accecato e sono riuscito a evitarlo. Oh, ho Jack da fargli. Sì, facciamo Jack e gli fa il doppio dei danni. Vai con Giacomo, Six. Ok, ecco. Adesso facciamo così. Facciamo anche così. Aia, mi è finito l'invisibile. Adesso comincio a menare forte. No, ho un altro invisibile. Ok. Rimettiamoci invisibili. Facciamo così. Tac. Perfetto. Nemico eliminato. Anche Wolf è andato giù. Direi che il video si può concludere qua. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, mettete mi piace, iscrivetevi. E noi ci vediamo nel prossimo video. Bene ragazzi. Chiunque abbia parlato a un aura dal potere stupefacente, che sia un altro R, o forse il loro leader. No, non ci credo, Pegasus, Leo e Dragon. Wow, voi siete tre saggi di M, ragazzi.
Non dovevi andare giù, Gisi. Oh! Via, entra, entra! Noi che pensavamo che fosse un nuovo corso. Aiuto! Aiuto! Ok, una accetta.